Mi trovo a Taranto, precisamente in via Capuano, è una traversa di via Cesare Battisti, non distante dal Palamazzola e non distante, vicina al parco archeologico. Beh, sono venuto appunto perché sollecitato da numerosi cittadini. Guardate un po' in che stato si trova il manto stradale. Neanche un anno fa è stata riasfaltata completamente la zona e guardate un po' cosa si è aperto. Si è aperto un... Prego, prego, può passare. Si è aperto un cratere, si è aperta una voragine. Le macchine giustamente hanno paura, onde evitare di sprofondare. Guardate qui, il mio piede proprio entra e si perde. Non è una buca, è una voragine. Ha già... Melucci dice che sta seminando la rinascita, mi sa che sta solamente seminando crateri, buche, voragini e quant'altro. Ma al di là della battuta c'è un fatto più grave. Come vengono eseguiti i lavori pubblici a Taranto? Evidentemente uno, non c'è uno studio, non c'è un monitoraggio delle strade, perché le ditte si limitano solamente a buttare l'asfalto, a rattoppare, a, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto, perché non è stato fatto uno studio su come si trovava questa strada. Si è pensato di buttare asfalto, coprire e poi chi si è visto, si è visto. E proprio a distanza di molto meno di un anno si è aperta la voragine perché non si fanno gli studi appunto di monitoraggio e soprattutto non vi sono controlli e prima di eseguire i lavori e dopo averli eseguiti da parte degli uffici tecnici. Ora qui la competenza dovrebbe essere lavori pubblici, dovrebbe essere patrimonio, e qui non è possibile che... Allora, cari signori di questi settori, con tutto il rispetto per voi, vi inviterei a sollevare, mi rivolgo ai funzionari e ai dirigenti, a sollevare un po' il culetto dalla sedia e invece girare molto, ma molto la città, perché si devono fare i controlli in loco per evitare queste schifezze. Le guardate? Ecco, si sta facendo sera, sta imbrunendo e immaginate anche i rischi che vi sono per gli automobilisti, magari col buio, magari con la pioggia, quando appunto passa una moto, e immaginate cosa può accadere, tanto più se piove. Bene, questa è Taranto, la città amministrata malissimo dal signor Melucci e dai suoi seguaci, una città in cui purtroppo dobbiamo dire gli uffici tecnici non funzionano adeguatamente, e quindi tra un po' vedrete anche, l'ho già detto altre volte, i miei blitz agli uffici tecnici, perché certamente vi è la responsabilità politica del sindaco, politica dei vari assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti, ma c'è una responsabilità permanente da parte degli uffici tecnici, altrimenti non assisteremmo a queste cacate. Capito, funzionari e dirigenti? Fra un po' dovrete rispondere a me, non perché io sia chissà chi, ma perché sono un consigliere comunale e mi dovrete dare risposte. E dovrete dare risposte a quei 4.200 cittadini che io rappresento nella massima assise consiliare. Guardate, guardate, soldi del cittadino contribuente, vergogna!